Amo il dolce, ma è meglio il salato. Marco e Luigi vanno alla riunione. Non mi piace il pesce, ma amo la carne. Ho voglia di uscire, ma ho molto da fare. Dopo cena leggo libri o guardo film. Ho il treno o l'autobus per Pisa. Non ho studiato, ma passerò l'esame. Bevo il caffè, ma preferisco il tè. Non mangio carne né pesce. Vado al mare o in montagna in vacanza. Vuoi la pizza o la pasta per cena? Ho fame, ma non ho tempo di cucinare. Ho visto il film, ma non mi è piaciuto. Luca è stanco, ma oggi si allena. Ho l'ombrello perché l'ho dimenticato. Non ho mangiato molto perché non avevo fame. Studia se vuoi ottenere buoni risultati. Non posso uscire perché ho già un impegno. Mangio frutta perché voglio mangiare sano. Non capisco tutto, quindi chiedo al professore. Vado ad allenarmi se fa bel tempo. Non chiamo perché ho dimenticato il telefono. Non ho visto il film, ma ho letto il libro. Marco è malato, quindi non va alla festa. Non posso uscire perché devo studiare. Bevo il tè, ma non mi piace il caffè. Sara non è venuta perché aveva un impegno. Ho fame, ma non voglio mangiare pizza. Relativo. Il quale? La quale, i quali, le quali, che, cui, chi. Indefinito. Molto. Poco. Parecchio, troppo, tanto, alcuno, tutto. Indefinito.
qualche, alcuno, certo, tale, quale, altro, altrui. Composto me lo, te lo, glielo, ce lo, ve lo, me ne, gliene. Possessivo. Il mio. La mia. I miei. Le mie. I tuoi. Il loro. I loro. Invariabile. Ogni. Qualche. Qualunque. Qualsiasi. Niente. Nulla. Qualcosa. Svegliarsi. Io mi sveglio. Lavarsi. Lui si lava. Pettinarsi. Loro si pettinano. Divertirsi. Noi ci divertiamo. Alzarsi. Tu ti alzi. Conoscersi. Voi vi conoscete. Truccarsi. Lei si trucca. Guardarsi. Noi ci guardiamo. Annoiarsi. Tu ti annoi. Fidarsi. Loro si fidano. Esercitarsi. Io mi esercito. Preoccuparsi. Lui si preoccupa. Sedersi. Voi vi sedete. Lamentarsi. Lei si lamenta. Vestirsi. Loro si vestono. Imbarazzarsi. Lei si imbarazza. Vedersi. Noi ci vediamo. Chiedersi. Voi vi chiedete. Vergognarsi. Lui si vergogna. Dirsi. Io mi dico. Concentrarsi. Tu ti concentri.
Il pane. Il pane. Il succo. Il succo. Il latte. Il latte. Il formaggio. Il formaggio. La marmellata. La marmellata. Il cappuccino. Il cappuccino. I cereali. I cereali. Il cornetto. Il cornetto. I biscotti. I biscotti. Lo yogurt. Lo yogurt. L'uovo. L'uovo. La salsiccia. La salsiccia. Stare. Io sto. Tu stai. Lui, lei sta. Noi stiamo. Voi state, loro stanno. Andare. Io vado. Tu vai. Lui, lei va. Noi andiamo. Voi andate. Loro vanno. Vedere. Io vedo. Tu vedi. Lui, lei vede. Noi vediamo. Voi vedete. Loro vedono. Dare. Io do. Tu dai, lui lei dà, noi diamo, voi date, loro danno. Parlare. Io parlo, tu parli, lui lei parla. Noi parliamo, voi parlate, loro parlano. Sentire. Io sento, tu senti, lui, lei sente, noi sentiamo. Voi sentite? Loro sentono. Guardare. Io guardo. Tu guardi. Lui, lei guarda. Noi guardiamo. Voi guardate. Loro guardano. Mettere. Io metto. Tu metti. Noi
Lui, lei mette. Noi mettiamo. Voi mettete. Loro mettono. Lasciare. Io lascio. Tu lasci. Lui, lei lascia. Noi lasciamo. Voi lasciate. Loro lasciano. Camminando ci ho messo quasi un'ora. Adesso mio cugino ha quasi 20 anni. Stamattina stavo quasi per finire. Ho quasi finito quello che sto facendo. Quasi quasi vado a dirgli ogni cosa. Nella mia classe non c'è quasi nessuno. Hai finito il tuo lavoro? Quasi. Quasi quasi vado al cinema questa sera. Possiamo quasi uscire, che ne dici? Non vado quasi mai in bicicletta. Quasi tutti sono usciti a mezzanotte. Quasi sicuramente domani piove. Rispondere. La risposta. Piangere. Il pianto. Ridere. Il riso. Leggere. La lettura. Scrivere. La scrittura. Spendere. La spesa. Liberare. La libertà. Salvare. Il salvataggio. Piovere. La pioggia. Rubare. Il furto. Lavorare. Il lavoro. Insegnare. L'insegnamento. Sparire. La sparizione. Tentare. La tentazione. Vedere. La vista o la visione. Deludere. La delusione. Esistere. L'esistenza. Cuocere. La cottura. Pungere. La puntura. Cadere. La caduta. Difendere. La difesa. Cantare. Il canto. Salire. La salita. Lavare. Il lavaggio. Di chi è questa giacca? È la mia. Di chi è questo impermeabile? È il suo. Di chi è quella macchina? È la sua. Di chi è quello zaino? È il nostro. Di chi sono quei vestiti? Sono i loro. Di chi sono quelle sciarpe? Sono le mie. Di chi sono questi bicchieri? Sono i suoi. Di chi sono quelle bibite? Sono le sue. Di chi è questo cappotto? È il mio.
Di chi sono quegli orologi? Sono i nostri. Di chi sono quelle case? Sono le loro. Di chi è quel bambino? È il suo. Io sono alta e bionda. Noi siamo alte e bionde. Sei ingegnere? Siete ingegneri? Lui è russo, io polacco. Loro sono russi, noi polacchi. La macchina è vecchia. Le macchine sono vecchie. Il faro è spento. I fari sono spenti. Mio fratello è grasso. I miei fratelli sono grassi. Lei è contenta. Loro sono contente. È comoda la sedia? Sono comode le sedie? La zia è in Romania. Le zie sono in Romania. Io sono di Roma e tu? Noi siamo di Roma e voi?